Quando si parla di sviluppo, non sempre le cose vanno come dovrebbero andare. Di fatto è una situazione prevedibile, sarebbe incosciente lanciare una nuova impresa sul mercato e sperare di avere la certezza che tutto vada a gonfie vele sin dal primo giorno. Ma come per ogni impresa, per riuscire a capire quelli che possono essere i problemi di un eventuale sviluppo rallentato, servono dati. Serve un po' di roba, un po' di ciccia, su cui magari poter fare qualche ragionamento ed in caso andare a modificare tutte le varie strategie del caso. Il vero dramma è che molti franchisor questa ciccia non ce l'hanno e 9 su 10 il motivo è che non hanno strutturato una campagna di lead generation che abbia un minimo di criterio. Questo accade perché non sono pochi quelli che pensano di poter creare un franchising, magari partendo da una vera storia di successo e di lanciarlo sul mercato, immaginando che ci sia una folla di imprenditori e di potenziali affiliati pronti ad acclamarlo ed a supplicarlo per poter essere accolti all'interno della sua rete. Fa sorridere, ma ce ne stanno. Bisogna tener presente sin da subito che uno degli investimenti più importanti che si dovranno andare ad effettuare una volta strutturato il franchising è quello legato alla comunicazione, investimento che, come ho detto già in altri video, una volta partito non può e non dovrebbe essere sospeso per nessuna ragione al mondo. Altrimenti andremo automaticamente a trasformare tutto quello che abbiamo investito fino a quel punto in un vero e proprio spreco di soldi. Questo è uno dei motivi per cui quando mi caricano un progetto per la creazione di un franchising, una delle prime cose che espongo è proprio la necessità futura di un investimento costante in comunicazione. L'imprenditore deve sapere da subito che il gioco non finisce lì, ma anzi inizia proprio con il lancio del suo franchising. E dove si vanno a cercare questi fondi? Chi è che deve sostenere la comunicazione per uno sviluppo quantomeno iniziale di un franchising? Beh, la risposta è piuttosto semplice. Il punto pilota. Se abbiamo davvero strutturato un'impresa di successo che merita replicabilità, viene da sé che quel successo dovrà essere pur supportato da un fatturato quantomeno decente. Fatturato che dovrebbe quindi essere utile anche a sostenere il lancio della nuova rete. Tutto questo per arrivare a dire che senza un buon numero di lead, senza contatti, è impossibile strutturare una strategia e andare a raccogliere poi dei dati statistici senza i quali poi di rimando è impossibile capirci qualcosa. Non solo, ma bisogna tenere a mente che chi si affilia ad un franchising si trova molto spesso a fare una scelta di vita, una scelta che non può essere affrontata come se stessimo facendo un po' di shopping su Zalando. Avviare un'attività richiede l'allineamento di tutta una serie di condizioni che, se si soddisfano, beh, allora in quel caso possiamo portare l'affiliato a dire lo voglio. Condizioni economiche, familiari, psicologiche, contestuali, di mercato e chi più ne ha più ne metta, senza le quali difficilmente un imprenditore decide di lanciarsi seriamente all'interno di un progetto, e questo soprattutto se si tratta di profili inesperti, come molto spesso avviene nel caso del franchising. E a cosa ci dovrebbe servire sapere tutto questo? Beh, ci serve a capire che il tasso di conversione legato allo sviluppo di un franchising è decisamente basso. E per darvi un dato, a volte, in base per carità al mercato di riferimento, anche inferiore all'1%. Tutto questo però sta in piedi se e solo se abbiamo un buon numero di lead su cui andare a lavorare. Altrimenti, di fatto, stiamo solo giocando d'azzardo. Avere tanti lead ci permette di fare un ragionamento serio sulle campagne di lead generation che stiamo attuando, di capire quale strategia funziona e quale invece ci sta solo facendo perdere denaro. Ci permette di capire quali siano i canali che girano meglio, quelli che appunto arrivano al target che ci interessa raggiungere e quelli che invece ci portano solo delle grandi perdite di tempo. Abbiamo bisogno di tanti dati per creare delle statistiche ed abbiamo bisogno di buone statistiche per affinare le strategie di sviluppo. Se sei arenato nel tuo sviluppo, probabilmente è perché non stai generando lead. Dati che sono fondamentali per avere il quadro completo della situazione e prendere in mano il controllo del tuo sviluppo. Senza questi dati, qualsiasi espansione diventa solo una giocata al super enalotto, dove di fatto la speranza sì resta sempre viva, ma le chance di vincere sono davvero minime.